E siamo qui accompagnati dalle balene per questa finale di livello della AGL. Andiamo oggi. Sì. Il nostro avversario sarà niente po' di meno che il dottor Biente. Che adesso vi spiego, bisogna devo mandare la sfida. Allora, pa, pa, pa. Livello V4, non lo so. Ok, random disabilitato. Così cosa? Send challenge. E anche un'altra cosa dobbiamo fare. E nel frattempo facciamo anche questa. Game Perfetto. started. Facciamo anche questa. E così, nel malaugurato caso ci fosse qualcuno all'ascolto, noi ci siamo. Ok. Qui. E qui e così ci siamo. Allora, chi è il dottor Viente? Il dottor Viente è un caro amico, anche lui del club di Pisa, è originario toscano doc. Devo dire, e lui è sempre stato quello step sopra di me. E infatti l'ho sempre visto come un punto da raggiungere, però a un certo punto del percorso, diciamo, ha un po' mollato la presa col go, perché ovviamente insomma il go non è la vita. Insomma, e quindi sono riuscito a raggiungerlo a livello di forza. Però secondo me siamo lì. Cioè, è una partita abbastanza alla pari, devo dire, secondo me. Vedremo, vedremo. L'ultima volta che ho giocato contro di lui è stato con lui, scusa Michele, scusa, l'ultima volta che ho giocato con lui è stato al campionato di Roma, forse, di qualche anno fa, campionato italiano dell'anno scorso, credo. Ed è stata una partita assurda che alla fine mi sa che ho perso. Però sempre duelli interessanti. Me lo aspettavo. Noi andiamo dentro.
Andiamo dentro. Dentro lui ci fa quel muro lì. Poi noi avremo il forse sente. O forse no. Qui non ci fa giocare il sente, però. Cosa dicono le balene? Cosa ci consigliano le balene? Le balene ci consigliano di andare in San Salmo. Lui va così, poi paf. Paf. E a questo punto lui però attenuca e va qui. E lui va qui, noi facciamo così e lui c'è il sente, si è fatto una bella cosa. Non vogliamo che venga fuori così. Però vabbè, è ancora l'inizio. È ancora l'inizio. Così. E fin qua. Nulla da. Ora io mi aspetto che in teoria dovrebbe essere questo Keyman, o Nero può anche tenucare in questo caso, e mi aspetterei un tenuki per andare a mettere pressione a queste pietre. Che io quasi quasi potrei fare il pazzo. E tenucare? Quanto mi costa questa pazzia? Adunno, adunno. Immaginavo. Forse un po' troppo estesa, però di sicuro non è. Allora, c'è questa C9 che è una cosa abbastanza invitante, però prima bisogna assicurarci queste pietre. Se faccio D3, lui mi risponde la domanda da un milione. Potrebbe, ma in realtà non è così costretto a rispondere. La risposta sarebbe la salita in E4, però lui potrebbe benissimo evitare la salita in E4 e andare a consolidare questo territorio. Quanto mi fa paura questa consolidazione? Forse non troppo. Questa pietra comunque c'ha dell'agi. Diciamo che per il momento facciamo una cosa del genere. Allora, ricordo, sta partita è finale di livello. Che vuol dire finale di livello? Vuol dire che, come avevo detto l'altra volta, è finita la regular season per chi non è avvezzo alla suddivisione annuale delle partite della NBA o della NFL, cosa che neanche io sono così tanto esperto, però bene o male, qualcosina so. Praticamente c'è la regular season, che è come se nel campionato italiano fosse la Serie A, per dire, di calcio intendo, e
la regular season, che praticamente sono classico girone all'italiana, andata e ritorno, tutti contro tutti, e divisi per categorie, che era quello che abbiamo fatto. Finita quella, ci sono poi i playoff, che è una specie di torneo a eliminazione diretta, dove praticamente cosa succede? Succede che i migliori, però non raggruppati per forza, ma raggruppati per conference, che vabbè, adesso è un po' complicato, però cercherò di farla facile. Ci sono diverse divisioni e i giocatori sono divisi sia per conference che per division. Division sono in base ai gradi. Conference è poi una divisione, non penso ci sia un vero criterio sulla nostra divisione tra conference. Nell'NBA o la NFL, nell'NBA, NFL non lo so, però nell'NBA le conference sono la East e la West, geograficamente divise. E praticamente i playoff sono i migliori della conference, senza considerare le divisioni di grado. Questo nell'idea della NCL ci porterà a, ad esempio a me, giocare con gente molto più forte. Infatti il primo turno dovrei essere contro Chen, che Chen mi pare di averlo già sfidato qualche partita fa, un po' tante partite fa. E cosa c'è da dire? Questa è la finale di livello, ovvero non è una, non riguarda i playoff, è una partita secca tra i due migliori delle due conference separate, però nelle division. Ok, è un po' complicato. Tornando indietro, rifacciamo. Questa è la finale di livello, ovvero siamo divisi in due conference. Ogni conference ha il division, che le division sono i gradi. I campioni delle division si scontrano per decidere chi della division è il più forte. Io, per diciamo, lo ammetto, pura fortuna, ho regnato nella mia division. E Paolo ha regnato nella sua division. In realtà, nella mia division, i due forti eravamo io e Brenno, e alla fine saremmo stati in realtà pari, perché entrambi abbiamo vinto praticamente le stesse partite, e a duello io contro di lui, una l'ha vinta lui e una l'ha vinta io. Quindi non so quale sarebbe stato il criterio per cui uno dei due avrebbe passato alla finale di livello, però questo bisognerebbe chiederlo al grande Tonki. Comunque, è successo che però Tonki, una delle partite, una di quelle fuori dal fuori dalla division, c'erano, beh, adesso evito di fare troppi giri che diventa complicato, però una delle partite che ha giocato non l'ha giocato perché nell'altra parte c'erano, mi pare, uno dei giocatori che si era ritirato, e quando i pairing ti portavo con uno dei giocatori ritirati,
succedeva praticamente che tu non prendevi punteggio pieno, ma prendevi il bye. Che cos'è il bye? Il bye è quella cosa che succede quando in un torneo tu sei assegnato a giocare con un giocatore che non c'è, o magari non c'è un giocatore per pareggiarti, quindi si dice che hai il bye. La gestione del bye nel NGL è che invece di darti un punteggio pieno ti dai mezzo punto, e quindi quel mezzo punto di differenza ha fatto sì che in realtà non ci fosse il pareggio tra me e Breno, ma oddio, oddio. Sì. Ok. Ma che io avessi un vantaggio. Ora, qui non è corretto questo, perché questa debolezza fa male. Penso che per poter sfruttare questa debolezza, però prima devo giocare questa. Perché se gioco direttamente a questa, lui va di là e io non faccio niente. Quindi prima giochiamo questa. Qui viene fuori una scala che, a occhio, è a mio favore. Ok, possiamo parlare della partita adesso? Cosa è appena successo? Dove è andata la mappa? Ok. Oddio. Che fatica. Allora, abbiamo avuto un approccio basso a Komoku con Kizura Shusaku. Lui è tornato indietro. Poi io ho approcciato questo angolo, ma lui mi ha pinzato. Ho fatto il Joseki andando al Sansan. Lui non ha giocato questo Kema per andare a minacciarmi questo angolo, e quindi ho dovuto rispondere per tranquillizzare. Però lui non ha esteso, perché in questo caso questo gruppo è un po' debole e sarebbe consigliato l'estensione se vuoi stare tranquillo. O se no, insomma, lui non ha fatto estensione, bensì è andato in Sansan. Joseki Easy Peasy, a che io ho esteso per andare a mettere più pressione a questo gruppo. Lui mi ha dato questo Atari, e dopo questo Atari di solito si scende. Invece lui non è sceso, ma è andato a chiudersi questo angolo. Ora, qua. Questa è abbastanza grande perché minaccia tante, tante cose, quindi dovevo farla. Però, cosa posso fare poi? Lui c'ha questo angolo che vorrei in qualche modo andare a minacciare, però non mi ricordo come si fa ad approcciare questo angolo ora che è chiuso. L'idea è non stargli troppo vicino. E questo angolo cosa rappresenta? Questo angolo rappresenta un simil muro che guarda di qua. Il simil muro che guarda di qua. Sarebbe bene andare a togliergli questo potenziale. E poi c'è questo moio da questa parte, che però con questa pietra che ha un bell'agi potrei far succedere cose. Abbiamo questo gruppo che è debole, suo, che possiamo sfruttare, e niente, per
Dulcis in fondo, questa estensione di 3, dalla terza e quarta riga, ha come punto debole punto centrale. Di solito Di solito basso è meglio. Ora che lui ha giocato questa, che la difesa qua c'era una possibile scala che era a mio favore, quindi è andato a difendere, posso andare a fare qualcosa. Posso difendere, mettere pressione al gruppo in difficoltà sua, oppure posso andare ad attaccare il suo muoio o attivare questa pietra. Attivare la pietra mi sembra ancora un po' troppo presto, quindi la scartiamo come idea. Mettere pressione a questo gruppo, secondo me potrebbe essere un'idea. Vorrebbe prima comunque del tentativo di invasione qui. Per il semplice fatto che se questo tentativo di invasione finisce non troppo bene, beh, insomma, cioè, non finisce come dovrebbe finire, rischio di aiutare il gruppo qua a uscire. Quindi, tra queste due, prima andiamo a mettere pressione al gruppo. Ma prima ancora io vorrei andare a giocare qua. Forse un po' troppo presto? Non lo so. Ho avuto una review della partita della partita con Ste, l'ultima che ho giocato, che tra l'altro una grande review da parte di Cava, che ringrazio ancora, e mi ha detto che il mio problema è troppo tranquillo e a un certo punto faccio mosse troppo aggressive. Tenendo presente questa cosa, io comunque giocherei di qua. Troppo aggressiva? Non lo so, però l'idea è che qua lui non è messo ancora troppo bene. E quindi andrei a dargli fastidio. Però se lui dopo mi spinge in qualche modo, rischio di e se giocassi questa? È che ora giocare qui per poi andare magari magari conquistare l'angolo, rischio però di rafforzarlo e quindi di fargli effettivamente creare questo muoio, che non è ancora, no, non lo voglio. It's not my intention. Però sì, magari così e poi vado di qua e sì, dai. Non so, situazione un po' così. Cosa mi preoccupa di questa mossa? Mi preoccupa che lui qua salti su, saltando su va a minacciarmi di togliere questi punti, però qua non ci sono, non penso di fare tanti punti, quindi non è troppo una perdita. Poi qui ho una qui e una qui come mosse.
A questa mossa però avevo pensato che poteva salire qua, ma in realtà lui può andare a giocare qui, che è una buona mossa. Però io andrei a mettere pressione a questo gruppo. Non lo so, vediamo. Let's see. La soundtrack di oggi ha buona. Grazie, Bad Ride. Grazie, Bad Ride. Ok. Questa non me l'aspettavo, ma non credo mi dispiace. Io penso che andrei semplicemente a fare così. E a questo punto entra in gioco questa mossa. Se lui adesso qua non scende, sale, gli faccio ovviamente Ane in testa alle due pietre. Se dopo gli faccio anche questa, diventa interessante questo taglio, perché nel caso lui andasse a connettere di qua, io estendo e andrei a tagliare questi due gruppi. E non sarebbe affatto una cattiva. Io mi sa che questa me la faccio, perché comunque l'uscita c'è ancora. E vado a minacciare questa, e mi piace andare a minacciare quella. Ho un non so che di. Un non so che di. Boh. La soundtrack di oggi ci allieteranno con le loro canzoni. Le balene. Se vi chiedete perché le balene, non lo so, però è respirato. Le balene. Ok, questo diventa interessante perché adesso possiamo conquistarci l'angolo senza dargli il lato, che era il mio problema, il mio pensiero, il mio cavillo. E così, così, penso che salirò, però se salirò, giustamente, mi vai a. E se invece faccio così, tu spingi, io vado di qua, tu mi fai spingere, io vado di qua, tu vai così, io do questo. Ma questo non ti cambia niente. Non voglio andare a contatto perché più gli faccio giocare qua, più lui costruisce. Penso che andrò qui. Cose strane. Cose strane. E ora posso salire. Situazione un po' così, un po' frufru. Qui in realtà c'è ancora una connessione, perché non può tagliarmi. Se va di qua, io salgo, va di qua, e in caso sacrifico queste, però salendo indebolisco qui e posso andare ad attaccare quello. Se invece va di qua, io spingo e comunque in un certo senso posso comunque connettere in caso, quindi per il momento non è un problema.
Ok. C'è ancora questo gruppo da attaccare e ricordo, prima attacchiamo il gruppo e poi andiamo a fare questa invasione. Come posso attaccare quel gruppo? Mi piacerebbe fare questo bel ponuki. Però penso che sarebbe più bello fare questo cap. Tra l'altro qui in casa con le coinquiline avevo iniziato a vedere Sanremo e mi sa che stasera mi perdo le prime canzoni di Sanremo. Oddio, oddio, che non so se può dare fastidio a qualcuno, ma a essere onesti, le canzoni di quest'anno come canzoni degli altri anni non è che mi stanno entusiasmando così. Dicevano tanto la canzone di Mahmood e Blanco, ma non è che. Ok, in realtà a questa io non voglio rispondere perché anche se mi cattura non è che non penso che risponderò. Vorrei giocare qualcosa qui, anche perché se lui gioca qua, questo diventa un grosso problema. Però cosa giocare? Giocare una cosa tipo così? Oddio, tipo così? Tipo così, dai. Un po' distante dalle mie amiche, però va un po' a limitare il potenziale di questo. E qua, se butto una pietra qua in mezzo da qualche parte, comunque ho un appoggio, quindi al suo guai, il suo perché. Ah, fun fact: dato che è finale di livello, chi dei due vincerà questa partita riceverà a casa una coppa che sancisce che è il vincitore del livello della division. È simpatico, non so, a me mi piace come idea. Ok, me lo aspettavo, una cosa così. Ma io penso che a questa lui non può. Ah, però può. Me l'aspettavo e comunque fa male. Se salgo, lui fa così. Questo Atari fa così. Però dagli queste spinte, poi lui va di qua, io devo scendere e perdo l'angolo. Se salgo, però rischio che qua dopo lui mi faccia un double attack.
E non ci piacciono i double attack. Vogliamo farli i double attack, ma non ricevere i double attack. Quindi, andare di qua, rischio cose. Questa non mi piace troppo. Però non vedo altra soluzione. Poi da qua magari faccio invece questa, stand. E poi da qui Atari. Vado di qua. C'è questo Agi, mi piace. Può essere un'idea. Could be an idea. Lui se mi mette pressione a questo gruppo, io qua cercherò di scappare. E scapperò come uno che scappa. Stando attento a non farmi mettere nel sacco con un doppio attacco di questa pietra che scappa e questo gruppo che è palesemente in difficoltà. A te mi faccio due spaghi. Voto anche a te, ne mando un po' di più. A che insomma come condirli? Se farli al pesto con ragù. Monanca più. Voi mia la minestrina. Chiaro stracan. La minestrina te la magneti. Sì, te la magneti. Vai mona. Ops, non dovevo dirlo. Può essere considerato una insulto. Una insulto. E dato che ultimamente qua non si possono neanche più insultare le persone perché dopo se la prendono e ti fanno un mazzo così. Ah, me lo aspettavo una cosa così. Allora, a questo punto noi possiamo salire. Questa pietra io salgo con questa pietra, mi piace come qui magari facciamo questa. E poi andiamo ad attaccare questa pietra. Sì. Come andiamo ad attaccare quella pietra? Un cap, forse un po' troppo lasco. Cap Kozumi, tac 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 tac. E una. Ok. Non si va. Questa. Così. Qua andiamo a questa cosa, poi qua, puff, puff. Sì, dai. Potrebbe starci. As an idea. E quindi quello è ancora lì, però non vogliamo che succedano cose. Ok, così ci sta giocando contro di noi.
Questa scelta è stata una scelta un po' del shush. Ok. Ok, una. Ah, però se faccio così. Non è proprio una stair. O per gli amici scala. Ladder. È più corretto ladder, no? Ladder. Yellow led ladder. Famosa Yellow Led Leather, che è canzone dei mitici. Pearl Jam, pensata durante una partita di Go, perché quella scala non doveva esserci, invece era talmente lì che è diventata gialla. Mi sono appena infilato in un brutto, bruttissimo problema. Queste pietre sono messe molto male. Riuscirà il nostro eroe in qualche modo a sopravvivere? Ne dubito. Ah, buono, questa non mi sembra una cattiva cosa. In qualche modo sotto forse posso vivere. Mi piace il rischio. Proviamo a fare una cosa del genere. Questa qua comunque va a minacciare questo gruppo. Quindi non mi dispiace. Mamma mia. Mamma mia. Dear mom, the only thing I ask of you is to look there when I'm there. Not too far away. Person who could be true to you. Less when I found you. And now I wish to say, cause I'm only here. I miss you again. Once again. Oddio. Situazione abbastanza delicates. E non la sto vivendo come la delicatezza dovrebbe richiedere. Ok.
Ok. Puff, 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 puff. Puff, puff. Puff, 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 puff. Nope. Sa che devo fare una cosa del genere. Così. A sentimento. La domanda è, mi può chiudere? Non credo. Puff, puff. Puff, puff. Ok. E se noi adesso facessimo una cosa del tipo così e poi saltiamo là? Sì. Ok. Non ce l'ho a casa, quindi tranquillamente. Ciao. Ok, penso che questo Cosumi faccia il caso nostro. Comunque mette indirettamente pressione a queste pietre e allo stesso tempo va a mettere pressione a queste pietre. Ok. Allora, se spingo qua, lui va di qua e lo sto aiutando. Non voglio aiutarlo. No, no. Quindi non lo farò. Se faccio una cosa così, quello che voglio è smetterla di giocare per questo gruppo. Ha preso troppe pietre. Dovrei tenucare e lasciarlo morire. Non merita le pietre che gli sto offrendo. Con grande pietà. Mannaggia questo gruppo. Eri così bello, promettente quando ti ho creato all'inizio. Eppure. Eppure mi hai tradito. Mi hai tradito. Non dovevi farmi questo. Mannaggia te, gruppo. Se giocassi questa. Puff, 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 puff. Non gioca di sicuro così. Assolutamente. Puff, puff, puff. Non può giocare così. Puff, 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 puff. Andiamo a fare questo. Cerchiamo di stabilizzare il gruppo per poi non giocare lì, perché non voglio giocare su quel gruppo. Mi ha rotto. Posso dirlo? Mi ha rotto. Mi ha veramente infastidito. Doveva essere il gruppo che mi faceva vincere, invece sarà il gruppo che mi fa perdere. Mannaggia a te, gruppo. Mia creatura. Non dovevo crearti.
Ok. A noi non ci interessa. Andiamo a mettere pressione. Qui. Tra l'altro, appunto, rispondi qua, lui va di qua, questo è un falso occhio e questo gruppo non ce la vive molto bene, non se la vive proprio. Cioè, deve sperare di uscire, ma è difficile. Ok. Ok, questa comunque sente. Perché posso catturare queste pietre. Dopodiché scendo qua. È forse vivo? Non lo so. Ad un no. Poco poco spazio, molto poco spazio, veramente poco spazio. Forse sarò costretto a lasciare indietro qualcosa. Ai ai ai, ai caramba. Oh signor, signor. Mucho male, mucho, mucho male. Questa, poi qua, qua, qui, ad uno, molto molto, con Paolo sono sempre così le partite, very very difficili. Questa mi piace. Proviamo a vivere.
Possiamo vivere così? Forse sì. Sembrerebbe una possibile vita, difficile ma possibile. Ok. Penso sia vivo, ma non ne sono così sicuro. Ma dato che non posso permettermi, fatto una quantità infinita di punti. Infinita. E ora questa invasione diventa un po' troppo. Quindi è tempo. È tempo. Puff, 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 puff. Siamo che quel gruppo lì che deve vivere, oddio, troppa vita e così poca speranza. Non so se qua lui c'ha questo, io c'ho questo, però penso sia più grande questo. Io poi c'ho questo, devo far vivere quel gruppo lì. Ok. Facciamo così e
in caso questa pietra la proviamo a salvare per tenere in scacco questo gruppo. Ok, tenere in scacco il gruppo è ancora fattibile e se lui spinge io estendo qui e poi provo a uscire. Però lui c'ha quello, no? Forse me ne servono ancora un po'. Ok, qua perdo un po' di punti ma... E questo non è più debole, però con queste spinte qua mi posso avere l'appoggio per la invasione. E quindi, ok, oddio. Never stopping. Questa me la posso permettere. Ok, me lo immaginavo. Ok. Oh mio Dio. Oh my goodness. Ok, forse mi sono portato a casa queste pietre. Non è detto, ma forse. E in più questa debolezza è importante. E quindi... Fatica. Fatica. Con Paolo. Sempre così. Però per il momento io lo do ancora in vantaggio perché in realtà qua c'è ancora molto suo potenziale e non so, devo inventarmi qualcosa. Bella. Inventarmi qualcosa. Questa la faccio e adesso proviamo a fare l'invasione. E come direbbe lui, che Dio ce la mandi buona. Ok. Qua non può farmi un'ana. Ok. Noi abbiamo questa che ci gioca bene. Ci gioca bene. Possiamo un po' ridurre, ma non so quanto. Ai. Scusate, non è proprio il massimo da un signorino del mio calibro. Ah, ci consente di connetterci. Noi ci connettiamo? Beh, direi di sì. Per un po' di motivi. Ora non possiamo andare di qua.
Questa possiamo ancora farla, perché non può tagliarci per una sequenza un po' contorta, ma che funziona. E finché funziona, siamo contenti. Ok. E quindi gli abbiamo tolto un bel po' di points. P-p-p-points. Giù, points. Come on, points. Ok. Questo è un punto molto, molto importante. Ok, ci può piacere perché dopo possiamo andare ad appoggiarci qua e togliere ancora punti. In più qui c'è una sequenza di throw in che funziona in teoria. E quindi andiamo a conquistarci molti punti. Ci piace questa conquista di molti punti. You have won. Ah. Mamma mia. Mamma mia. Wow. È stata una bella partita.
come sempre con Paolo ci si diverte. Non lo so, devo dire. Diciamo così che si vede bene. Dovrebbe vedersi bene almeno. Ok. Nel 19 giocato nel 15 io devo vivere però. Quanto vantaggio mi dava lì? Diciamo 3 punti. Vediamo qua. Ah, infatti, qui. Ah, io giocavo questa. Pazzo scatenato, perché così. Dici dove vivo? Così vivi. Non lo so, però invece così. Dove vivi? C'è l'uscita, è vero, però. Non lo so, non credo che. Cioè, giocavo qua, tagliava, e qua è un ciao belli. È un ciao belli. Boh, tira via lì, butta via. Aspettavo. Effettivamente lì verso la fine poi. No, verso la fine. Qui, quando io ho fatto questa cosa, qua potevo fare forse questo. C'era questo di sicuro che. Dove fai? Fai così, ma così non mi pare. No, mi sembra una cosa che possa vivere. Però ok, ciao, sei separato. Ah no, qua devi comunque rispondere di qua. Ok,
questo punto bianco fa questa cosa, ed effettivamente sì, insomma, era un po' complicata. C'era vero, c'era anche B7. Sì, c'erano tante cose. Va buono. Vado a vedere Sanremo. Con 13. C12. Va bene, dai. Ci vediamo al club. Ok, e con l'angelico suono delle balene, io vi saluto. E vi do appuntamento prossimamente con, beh, la NGL che prosegue con i playoff, che sarà l'ultima partita, credo, che giocherò, perché sono, me la vedo con niente po' di meno che, facciamo questa cosa, niente po' di meno che Chen, e quindi perderò sicuramente. Però vabbè, cercherò di farmi valere. E niente, poi adesso devo un attimo capirmi coi tempi, ma riprenderò anche con qualche rush di Foxy, e quindi dai, non è di sicuro un addio, è più un arrivederci. Arrivederci alla prossima. Grazie per aver seguito. Troppo bravi. Ciao ciao.